Continuiamo questa nostra scoperta dell'altruismo. Vediamo chi c'era l'altra volta ha pensato cos'è l'altruismo, secondo cosa intende per altruismo. Se fate una vostra idea. Se è veramente l'intelaiatura del mondo o no. Sì, su questo io ne sono certo, è l'intelaiatura del mondo. Quindi. Senza altruismo e senza condivisione, senza connessione, non potremmo essere mai, non potremmo nemmeno vivere bene. Anzi, generalmente senza altruismo viviamo molto male. Abbiamo molti più problemi, molte più così, ostacoli. Una delle cose fondamentali per poter sviluppare l'altruismo è il generare l'imparzialità, l'equanimità. Molti di voi conosceranno le quattro attitudini incommensurabili. L'attitudine incommensurabile dell'amore, della compassione, della gioia e dell'equanimità, o imparzialità, se volete chiamarla così. E fra le quattro, che generalmente no, nei testi si dice che una volta che si è abbastanza familiari, si possono meditare in un ordine qualsivoglia. Poi si dice anche che per i principianti è molto meglio cominciare dall'imparzialità, dalle equanimità. Perché se pensiamo, perché si chiama, prima di tutto parliamo, vediamo perché si chiamano attitudini incommensurabili. Innanzitutto sono delle attitudini mentali, no? Della nostra mente. Incommensurabili perché riguardano tutti gli esseri viventi, tutti gli esseri senzienti, nessuno escluso, che sono infiniti, perché ovviamente non sono finiti solo al nostro pianeta, ma a tutti gli universi, per cui vedete bene che sono incommensurabili. Ora, sviluppare questa attitudine incommensurabile, vedete la vastità che ha. Non è così automatico, no? È molto difficile già farlo per il nostro vicino di casa, figuriamoci per tutti gli esseri senzienti, anche quelli che non vediamo e chissà quando mai vedremo. Ecco perché l'imparzialità è una cosa fondamentale. Dobbiamo ricordarci che per sviluppare un vero altruismo, per arrivare a comprendere esattamente cosa si intende per altruismo e cominciare a farlo proprio e far sì che ogni nostra azione sia dettata da un'intenzione altruista, dobbiamo cominciare anche a essere meno parziali con noi stessi. Avere più accettazione verso noi stessi. Questo non vuol dire giustificarci, ma quando si è coinvolti nei nostri sentimenti o nelle nostre incontriamo
degli eventi che ci turbano, che turbano la nostra mente, no? La fanno oscillare, non necessariamente degli eventi dolorosi, possono essere anche degli eventi sì, degli eventi gioiosi, però la nostra mente, se non è ben salda e saggia, diventa turbolenta. No? Una gioia ci può creare attaccamento verso quella gioia, ci vuole il desiderio che quella gioia rimanga per sempre, no? E il dolore ovviamente ci può creare il problema di deprimerci. Ora, quando si osserva, no? Si parla di osservare quello che succede nella nostra mente, non è un osservare distaccato, come se fosse una condizione oggettiva da osservare. Siamo coinvolti, per cui non è questo che si intende per osservare, ma è l'osservare cosa succede nella nostra mente, pienamente coscienti dei sentimenti che abbiamo, che proviamo, chiamandoli anche per nome: tristezza, rabbia, indifferenza, collera. Imparare, perché ricordiamoci che siamo esseri umani che provano delle emozioni. E quindi il distacco è sempre quel distacco, quando lo intendiamo, no, come dire, adesso io prendo, è come se mi estraneassi da tutto quello che sto provando e osservassi dall'esterno, da un tutt'altro punto di vista o situazione, quello che sta succedendo. Però manca quel risuonare con me stesso, che è la cosa importante. Se io sto soffrendo per qualcosa, per osservare tutto quello che succede nella mia mente, devo essere consapevole che sto soffrendo e che provo tristezza e chiamarla col nome, la mia tristezza, e andare a vedere che cosa causa, che cosa genera tutto questo. Se vedete, tutta un'analisi, dobbiamo passare anche attraverso il processo che ci dice che sono tutte delle condizioni esterne che mi hanno causato la sofferenza. Generalmente, come forma di difesa, no? È quello di incolpare gli altri di qualcosa che ci sta succedendo. O può darsi che ci sia una parte delle condizioni di essere messi in difficoltà dagli altri, ma ricordiamoci che la maggior parte la fa la nostra mente di tutte questi arzigogoli, queste distorsioni della realtà, soprattutto. E essere consapevoli della tristezza, eventualmente, adesso prendo un esempio, o anche della gioia che mi causa, e del problema che ho quando mi trovo di fronte alla gioia che vorrei che non scomparisse mai, che invece c'è la preoccupazione sotto sotto che finisca, cosa che è normale, è naturale che succeda. Ecco, vedere, chiamare con la paura anche che la gioia finisca. Se non facciamo così, non riusciamo a vedere le cose come sono, credo. Non riusciamo a comprenderci. E quando vediamo che non è così tanto la causa esterna, no? Sono gli altri, mi vanno male le cose per colpa degli altri, quando comincio a vedere che c'è una certa implicazione anche di me stesso, ci metto anch'io del mio, con la mia mente, con i miei atteggiamenti indotti dalla mente e così via, con le mie reazioni, può darsi che cada invece nel senso di colpa.
nell'autocritica pesante e quindi lo scoraggiamento, la depressione, il sentirmi incapace, no? Inadeguato. Questo è un'altra cosa. Però non è una cosa da cui rifuggire, è una cosa da riconoscere, da osservare e da osservare consapevoli di provare questo scoraggiamento, di questa depressione. Altrimenti, vedete sempre, come dico sempre, viviamo in una maniera come vorremmo essere, ma non viviamo come effettivamente siamo. Se io non chiamo tristezza la mia tristezza e non riconosco e non osservo tutto quello che succede nella mia mente quando sono triste, non riuscirò mai a comprendermi. Ecco, un po' devo imparare a essere imparziale verso me stesso, verso i miei sentimenti. I miei sentimenti sono dei sentimenti umani. Se voglio far sì che le mie azioni siano sempre più improntate all'altruismo, all'amore, e alla compassione, e far sì che non siano mere parole, come spesso accade, no? Che lo utilizziamo come mere parole e basta, dobbiamo indagare questo, vedere anche che cosa ci fa soffrire, quali sentimenti ci provano disagio, ci fanno provare disagio nella nostra mente, tormento nella nostra mente, turbolenza nella nostra mente. E comprendere, questo ci genera un'imparzialità verso i nostri sentimenti e i nostri stati d'animo. Non vuol dire indifferenza, eh? Vuol dire un riconoscere che non c'è nessuno di questi sentimenti che ha una prevalenza. In certi momenti sì, prevale, no? La tristezza o la depressione rispetto che so, la gioia o il sentimento di piacere, però che ho confrontati, quando io li ho ben esaminati, quando ho visto che ci sono, vedo che hanno una valenza, entrambi, sia il sentimento positivo sia il sentimento negativo, sono non permanenti, non permangono. Hanno una natura di non permanenza, la famosa non permanenza che ci spaventa tanto, ma è che fa parte della realtà. E quindi cominciamo già ad avere una certa imparzialità, perché favorire una cosa che cambia, che istante per istante rispetto a un'altra che penso che ho una distorsione della realtà e che penso che duri per sempre. D'altra parte, noi identifichiamo, no, la felicità, quella quotidiana, quelle piccole felicità che proviamo, in effetti non ce le gustiamo nemmeno perché vorremmo che durassero per sempre. E quindi non gustiamo nessuna felicità, non abbiamo nessuna felicità per un motivo molto semplice. Che nello stesso istante in cui generiamo gioia o felicità per qualcosa, abbiamo subito paura che finisca, che si sfugga, che manchi, che qualcuno ce la porti via. Ecco che la preoccupazione per l'andare via, lo sparire di questa felicità, fa finire tutta la felicità, non ci fa incontrare la felicità. Anche quella spicciola che possiamo trovare quotidianamente dalle piccole, piccole cose. Se invece la vediamo per quello che è, la gustiamo molto di più. Diventa qualcosa che fa parte della nostra vita, come fa parte della nostra vita i dolori. Non abbiamo solo una vita di dolori, abbiamo una vita anche di gioie. Molto spesso ce lo dimentichiamo. No? C'è, come
come invita un padre benedettino che dice sempre questo ego troppo spesso poco gioioso. Il nostro ego, se ricordiamo, è veramente poco gioioso, sempre preoccupato per sé. No? Il nostro ego che diventa egoismo, è molto preoccupato di perdere le gioie e quindi è poco gioioso. È molto preoccupato a incontrare il dolore e quindi è sempre gioioso, non sa trasformare il dolore in qualcosa di utile, lo trasforma solo in sofferenza. Ecco, quando cominciamo a vedere questo, vediamo che proprio come me, anche la persona che mi sta accanto ha le stesse cose. Ai momenti di tristezza, ai momenti di gioia, a tutto questo che succede a me. Ecco perché è importante partecipare, avere questa osservazione partecipante dei nostri sentimenti, non una partecipante nel senso che osserva ed è consapevole di essere dentro nel sentimento che sta provando, non distaccato nel senso come se fosse qualcosa, no? Di avulso dal sentimento, come un osservatore esterno, no? Essere possibilmente non giudicante, anzi, quando si arriva a un certo grado di familiarità con questo, si impara a essere sempre meno giudicanti e mollare anche il giudizio, perché è importante riconoscere il giudizio. Noi continuiamo a giudicare, molto spesso se puntate uno svegliarino ogni minuto, o anche ogni 10 minuti, e suona una campanella, e vi chiedete, sto giudicando? E vedrete che molto spesso ci stiamo giudicando. Quando parlo di giudizio positivo o negativo? Non solo negativo, giudizio anche può essere positivo. Ah, oggi ho fatto bene, oh, adesso ho fatto una buona meditazione, è un giudizio. Ora, il vedere che mi sto giudicando mi può far vedere anche se quel giudizio è così assoluto come al momento penso, sia che sia positivo, sia che sia negativo. Anche quello non è così assoluto, non esiste un giudizio assoluto. Esiste un giudizio momentaneo che vale quel che vale. Perché vedremo che della stessa cosa la giudichiamo in periodi diversi, in maniera diversa, proprio anche diametralmente opposta. E vediamo come funzionano tutte le cause, le condizioni, anche i condizionamenti, le condizioni che incontriamo. E cominciamo a comprendere anche come siamo interrelati, interdipendenti, non solo con gli altri esseri umani, ma con tutti gli esseri e anche con tutto l'ambiente, come ci condiziona. Una bella giornata di sole in questo periodo, no? Un po' caldina così, dopo il tanto freddo, ci fa piacere vedere il cielo terso, vedere. Fa piacere, ma non dura. Ieri era una giornata splendida, oggi è un pochettino più freddo. E però, se identifichiamo la nostra felicità con il cielo azzurro, la temperatura tiepida, primaverile, vediamo che non dura. E quindi la nostra felicità, se la identifichiamo con quella, ha una durata brevissima. Questo è un esempio, no? Ma per oggi fa freddo, c'è un vento freddino, magari ci dobbiamo coprire di più, e ne risentiamo molto di più. Ecco, questo non sono cose banali, perché questo è come ci si abitua, come la nostra mente si abitua a ragionare. In questi giorni facevo un ragionamento.
Sareste disposti a alzarvi un'ora prima alla mattina per godervi, finire il lavoro un'ora prima e avere un'ora di più di luce da godervi alla sera? Invece di alzarvi, se vi alzate alle 7, domani mattina, per il modo che le giornate si stanno allungando, dice, beh, così finisco, vado, mi alzo alle 6. Lo fareste? Probabilmente no, no? Già, sì, no, già dormo. Eppure lo fate. Quando scatta l'ora legale, voi vi alzate tutti quanti un'ora prima la mattina per avere un'ora di più di luce, non nella giornata, la durata della luce è la stessa, non è che cambia. Ma pensate, se pensate quanto le convenzioni influenzano, vedete come siamo condizionati. Non ci alzeremo mai un'ora prima, dice sì. Però in effetti poi lo facciamo. Quindi vedete quanto i condizionamenti, quando restringiamo, no? Quando il nostro punto di vista diventa molto ristretto, ecco che diventa molto più difficile. Quando il nostro punto di vista si amplia, ecco che diventa più facile tutto anche il nostro vivere. Quando riconosciamo le convenzioni per convenzioni e non per realtà assoluta, ecco che cambia, vedete, che si amplia e la nostra mente si apre. Altrimenti cominceremo a dire, ah no, non mi alzo un'ora prima, però quando arriva l'ora legale, noi ci alziamo un'ora prima, se stiamo all'ora convenzionale. Ecco, questo, no? Questo è un esempio che ho fatto per vedere come quando ci per abitudine identifichiamo la convenzione come realtà, anche l'ora legale, che è solamente l'ora stessa, perché l'ora standard è un'ora standard, è una convenzione, non è l'ora solare come la chiamiamo. L'ora solare varia da posto a posto continuamente. Giorno per giorno, stagione, è ovvio che abbiamo bisogno di una convenzione per poter anche fissarci un appuntamento. Se io fissassi l'appuntamento con uno di voi con chi abita a Napoli e io abito qui a Milano, in base all'ora solare, non riusciremo mai a trovarci, a incontrarci. Dobbiamo mettere uno standard che sia una cosa accettata da entrambi, ma è una convenzione. Ecco, questo è per dire quando ci leghiamo troppo alle convenzioni, identifichiamo la convenzione come realtà che diventa un problema. Perché per abitudine noi diventiamo. Quindi io non mi alzo un'ora prima la mattina, pensateci. Però quando arriva l'ora legale sono ben contento perché ho un'ora di più alla sera dopo quando esco dall'ufficio ma prima di tutto le ore di luce non cambiano, sono sempre le stesse. È vero, cambiano a seconda delle stagioni, ma però non è che perché metto l'ora legale la durata del tempo. Ho solo un'ora di più, ma in effetti per avere quell'ora di più, tutto sommato, mi alzo un'ora prima. Cosa che non farei se è qualche cosa che non, che mi una convenzione che mi condiziona. Vedete come siamo condizionati, non riusciamo, rinunciamo alla nostra libertà per la convenzione. Questo è guardare un pochettino più in faccia la realtà. Questo non sto, io non ho, siccome è una convenzione, non cambia niente, ora standard o ora legale. Però in effetti
nel ritmo, no? Siccome viviamo in una società, andiamo a lavorare, ci sono gli orari e tutte le cose, veniamo condizionati. E quindi ci sono tutte le polemiche, no? Del fatto che il cambiare l'ora, lo stress del cambiare l'ora. Secondo me sono delle polemiche fatte un po' così, non hanno senso, non sono aderenti alla realtà. È solo dovuto al fatto che non vogliamo alzarci un'ora prima la mattina, poi in effetti lo facciamo. Ora, il vedere questo non vuol dire cominciare a essere a recriminare con se stessi dicendo ah, che sciocco, non ci ho mai pensato. No, è normale che capiti. Però possiamo osservare i condizionamenti che abbiamo. Vedete, una cosa che ci sembra banale, eppure quanto ci condiziona. Questo pensate quanti condizionamenti le convenzioni ci fanno prendere. E quindi anche sull'imparzialità, ecco che le convenzioni molto spesso ci limitano nella nostra imparzialità. E quindi pensate, no? Le varie forme di come ci possiamo. Ci poniamo di fronte all'estraneo. Di fronte all'estraneo ci poniamo molto spesso un po' prevenuti. E anche questo non vuol dire che non sia anche una forma di prudenza che ci vuole. Però quello che succede è che molto spesso l'estraneo è il nemico, o il possibile nemico, o la possibile minaccia. E quindi rinunciamo alla curiosità verso l'altro. Questo non vuol dire che accettiamo tutto quello che vuol dire solamente che impariamo a osservare ed ascoltare, l'importanza dell'ascoltare. E l'importanza del comprendere, ecco che arriva l'imparzialità o l'equanimità, che anche l'altro, proprio come me, ha momenti di tristezza, momenti di gioia, momenti di depressione, anche proprio come me. E tutti i momenti di tristezza, di depressione, di collera, così, non li vorrebbe, proprio come me. E tutti i momenti di gioia vorrebbe che durassero per sempre, proprio come me. Vedete che non è facile, no? L'equanimità, però è la base stabile per poter generare l'altruismo, l'amore altruista. Ora, per arrivare lì, qualcuno magari mi dirà, sì, però è un sogno, chissà quando mai ci arriverò. Sì, però per arrivare lì bisogna passare attraverso vari gradi, le persone che ci stanno accanto. E quindi è importante cominciare a vedere questo per poter. La persona che più mi sta accanto generalmente sono io. Ecco, vedere. Cominciare a vedere in questo modo, come vi dicevo, no? Senza troppo giudicare, senza troppo distaccarsi, no? Come fossimo qualcosa di un operatore asettico, ma un operatore coinvolto, chiamando per nome quello che sta succedendo, non analizzando come se fosse un oggetto esterno. Sono io. E sono in diretto contatto. E quindi vedere, quindi partecipe in questo senso, e da lì, comprendendo tutti quei meccanismi che si sviluppano nella nostra mente, che si creano nella nostra mente, tutte le turbolenze che abbiamo nella nostra mente,
Ecco che possiamo benissimo comprendere che anche gli altri, proprio come me, hanno delle turbolenze nella mente. Certi eventi di qualsiasi livello, di qualsiasi tipo, che sia piacevole o spiacevole, hanno un'influenza sulla nostra mente, sia la mia, sia quella degli altri, proprio come me. Quindi anche gli altri soffrono proprio come me, anche gli altri hanno problemi proprio come me. Senza questa base è molto, non molto, è impossibile sviluppare vero amore e vera compassione. Perché sarà sempre parziale. Ovviamente per chi mi è vicino in questo momento mi sembrerà molto più facile generare amore rispetto a uno che reputo lontano, anche per un estraneo, figuriamoci per un nemico, quello che reputo nemico. Ecco perché l'equanimità, l'imparzialità sono delle cose su cui dobbiamo lavorare. Ma io credo che sia facile a un certo momento pensare tre semplici parole, proprio come me. Proprio come me, questa persona che sta provando collera nei miei confronti, prova collera in situazioni proprio come me, in situazioni in cui si sente colpito, influenzato, messo a disagio. Ecco perché l'importante è cominciare a osservare cosa succede nella nostra mente, cosa succede quando ci sentiamo, quando siamo coinvolti in qualcosa, quindi chiamando per nome i nostri sentimenti, senza nessuna paura di chiamare per nome, senza sfuggire. Altrimenti continueremo a fuggire dai nostri sentimenti e questi ci seguiremo, ci seguiranno. Prenderemo, andremo in Australia, poi dall'Australia, siccome ci hanno seguito fino a lì, andremo a Kathmandu, e da Kathmandu andremo a Roma, e da Roma andremo in Alaska. Possiamo girare tutto il mondo, adesso poi si potrà andare sulla Luna con uno shuttle, quindi andremo sulla Luna e ci troveremo ancora gli stessi problemi, perché i problemi sono qui, problemi, quelli che noi pensiamo siano problemi, ma se li guardiamo in faccia cominciano a smontarsi. Se io la mia tristezza la chiamo col suo nome, tristezza, comincia a perdere identità o quella concretezza, quella solidità. E così, solo così posso comprendere anche gli altri. Per generare amore e compassione a questo livello, no? Amore è il desiderio che gli altri abbiano la felicità e la compassione che gli altri siano liberi dalla sofferenza. Per poter fare questo, e devo cominciare a comprendere che gli altri hanno, proprio come me, desiderano essere liberi dalla sofferenza e desiderano la felicità, la serenità. E questa è la base per l'altruismo. E l'altruismo perché bisogna coltivarlo? Perché ha tantissimi vantaggi, molti più vantaggi che svantaggio, anzi non ha nessun svantaggio se è un altruismo vero, se è un altruismo che si basa su delle intenzioni di essere di beneficio agli altri, di essere di aiuto agli altri. Però per avere questa intenzione e quindi agire con questa mente altruista, devo generare un'imparzialità, una comprensione di tutto quello che ci sta dietro. Ecco perché l'equanimità è importante.
altrimenti ci sarà sempre anche per chi ci è caro, chi ci è vicino, che sei andata a cercare. Però se io mi metto nei panni di quello che riceve questo commento, se lo ricevessi io, il commento te lo sei andata a cercare, come reagirei? Ogni tanto ce lo diciamo, no? Anche noi stessi. Me la sono proprio andata a cercare. Poi non lo riconosciamo. Diciamocelo, sì, me la sono andata a cercare. Vediamo un po' come ci sentiamo. Generalmente sì, andiamo molto spesso a cercarcela. Perché? Perché distorciamo la realtà. Allora, però non ci fa piacere, no? Che qualcuno ci dica, te la sei andata a cercare, cosa vuoi, cosa piangi, cosa piagnucoli. Vedete com'è? Tutto questo è molto condiviso, è una condizione umana condivisa. Allora, se non comprendiamo questo, come possiamo essere equanimi? E se non cominciamo a essere un po' più equanimi, come possiamo essere un pochettino più amorevoli? Come possiamo essere un pochettino più compassionevoli? È un percorso lungo, però è un percorso. L'altruismo è una gioia, per prima cosa, io credo che l'altruismo sia una gioia per noi stessi. Lavorare. Come dire, agire spinti da un sano altruismo, credo sia una delle gioie e dei compiti o dei fini dell'essere umano, no? Quando ci chiediamo cosa sono qui a fare, possiamo anche risponderci a essere altruista, a imparare cos'è l'altruismo. Perché? Perché è liberarsi dalle catene di un ego frainteso, di un ego che diventa il centro dell'universo, di un ego che si sente separato e sempre sotto minaccia. Io credo che sia questo che dobbiamo pensare e vedere se effettivamente non vale la pena fare uno sforzo di alzarci un'ora prima senza dover, adesso questo è un esempio, no? Di fare quello che ci pesa o che ci pare così faticoso, come alzarsi un'ora prima per uscire un'ora prima dall'ufficio e goderci un'ora di più di sole d'estate, se non vale la pena prendere, riflettere, meditare, dedicare un po' di tempo a noi stessi tutti i giorni, tutti i giorni. 20 minuti. Ma quante volte diciamo non ho tempo? Su queste cose sono delle cose. Non è possibile generare l'equanimità senza comprendere cos'è. E per comprendere cos'è bisogna meditarci, insomma. Bisogna fermarsi un attimo, perlomeno riflettere. Riflettere e poi meditare. Perché meditare, ricordatevelo, vuol dire familiarizzarsi con la cosa. Non è una volta che ho realizzato tutti quanti, no? Possiamo benissimo dire, ok, sì, è vero, è così. L'altruismo è importante. Che la persona che mi sta di fronte, proprio come me, vuole la felicità e non vuole la sofferenza. Questo è facilissimo. Ma familiarizzarsi, quindi rendere sempre più spontanea questa visione, è un po' più difficile. Ecco perché abbiamo bisogno di fermarci e meditare, perché siamo continui a meditare o riflettere, meditare tutti i giorni, perché? Perché è con la costanza che si diventa familiari con una cosa. Non una volta ogni tanto, perché questo è fondamentale, però non è facile, trovare
trovare il tempo. E allora continuiamo a rimanere con la nostra mente tormentata, con i nostri tormenti e col vedere il nemico davanti a noi, o l'estraneo davanti a noi, il potenziale pericolo davanti a noi, o l'indifferente davanti a noi. Ci vuole un po' di impegno, sì? Però quando si comincia, dopo un po', in tempi credo abbastanza brevi, noi vorremmo subito, tutto, relativamente brevi, si vede la gioia di fare questo lavoro su noi stessi. Perché? Perché ci migliora veramente il modo in cui ci approcciamo agli altri e a noi stessi e alla vita in generale. Questo non vuol dire che avete eliminato tutti i dolori, incontrate i dolori, ma li incontrate in un'altra maniera. Si sviluppa gratitudine. Ogni cosa che abbiamo, di cui usufruiamo e per cui riusciamo a mantenere questo corpo in vita, è dovuto anche alla collaborazione di altri. Pensate a quanti estranei hanno contribuito al nostro cibo di oggi, che ci sostenta, che ci mantiene il nostro corpo in vita, che ci alimenta, che fa sì che il nostro corpo. Pensate a quanti estranei, non li conoscete tutti. E sviluppare un senso di gratitudine verso tutti questi che hanno contribuito, che io non conosco, ma che proprio come me vogliono essere felici e non vogliono la sofferenza, proprio come me, sono uguali a me in questo, perfettamente uguali. Poi magari quando li conosco, il panettiere che ha fatto il pane, o il mugnaio che ha macinato la farina, o l'agricoltore che ha seminato il grano e così e via dicendo, mi possono risultare anche antipatici, o magari simpatici, o indifferenti, ma vedo che in ogni caso il pane che ho mangiato è grazie a loro. Il pane che mi ha nutrito oggi è grazie a loro. E quindi io non devo avere un senso di gratitudine. Oppure non mangio più pane perché chissà chi ci ha messo le mani in quel pane. Potrebbe essere antipatico. Potrebbe avere un colore della pelle diverso dal mio. Pensate quanti condizionamenti. Ecco perché è importante, vedete quanto sviluppare un senso di gratitudine. È importante, noi abbiamo perso il senso della gratitudine. La gratitudine è qualcosa di molto vasto. Vedete quanto è vasto, no? Pensare solo al nostro cibo, quante persone dobbiamo essere grati, non solo persone, esseri umani, anche animali magari, hanno contribuito. Pensate ai lombrichi che hanno mangiato la terra l'hanno resa fertile, e grazie a loro che quella pianticella di grano ha potuto crescere, e grazie anche a loro che ha potuto crescere e via dicendo, fino ad arrivare nel mio stomaco. La bellezza è che siamo interconnessi. La cosa un po' meno bella è che ce ne dimentichiamo troppo spesso. Quando pensiamo all'interconnessione, quindi esprimiamo gratitudine, proviamo gioia. La gratitudine è qualcosa che ci dà gioia. Non pensiamo a tutto questo, pensiamo di essere isolati, il nostro ego isolato,
che ha diritto di tutto e dà per scontato tutto. L'altruismo è qualcosa che diventa molto, ha un'attitudine luminosa proprio, e di discernimento. Ovviamente discerne, non è che bisogna accettare tutto, le azioni che sono di danno agli altri non è che vanno accettate, vanno fermate, va accettata la persona che le compie, perché è proprio come me, quella persona che ha compiuto quell'azione di danno agli altri, proprio come me, desidera la felicità, non desidera la sofferenza, e proprio come me, a volte distorce talmente tanto la realtà fino a danneggiare gli altri, proprio come me. Altrimenti non do mai, né a me, né agli altri, la possibilità di trasformare la propria mente. La chance, no? Che possiamo trasformare la nostra mente. Non siamo, perché abbiamo compiuto un'azione che ha danneggiato gli altri, dei perpetratori di danno assoluti. Generalmente, no? Il senso di colpa ci fa vedere così, un po' perpetratori di danno assoluto. Ecco, vedete, è anche sviluppare una certa imparzialità verso i nostri sentimenti, sono sentimenti umani, e l'osservarli senza troppo giudicare, senza troppo assolutizzarli. Quando parlo di giudicarli, farli diventare qualcosa di concreto, vedere che sono delle cose che cambiano. Allora sì, ci permettiamo di trasformare la nostra mente. Quando parlo di trasformare, ovviamente in senso positivo, spirituale, positivo nel senso che si apre verso gli altri, una mente che diventa sempre più aperta, una mente viva, altrimenti l'ammorbiamo, la costringiamo e la soffochiamo la nostra mente. Vedete, questo è l'egoismo, questo ego assoluto che ci soffoca. La mia mente mi sta soffocando perché mi guarda con un aspetto, mi osserva in una maniera egoista. Io sono il centro del mondo e devo assolutamente, sono l'unico degno di gratificazione. Mi escludo, mi isolo. È quello che ci fa male, questa è veramente una grande sofferenza. La sofferenza non è, noi molto spesso in Occidente noi intendiamo la sofferenza come la sofferenza fisica, ma questa non è una gran scoperta, che proviamo dolore o sofferenza se ci ammaliamo, o se abbiamo un raffreddore, o se ci feriamo, questa non è una gran scoperta. La scoperta è vedere quanto la nostra mente, quando perde lucidità, quando ha questa ignoranza, che non è la mancanza di informazioni o di nozioni, ma è proprio una distorsione della realtà. Può essere anche molto intelligente, no? La distorsione della realtà, quindi non è una stupidità, l'ignoranza. L'ignoranza in questo contesto è proprio una distorsione della realtà. Quante lambicchie, quanto male ci facciamo con distorcere la realtà. Ecco perché, quando si parla, ritornando alle quattro attitudini incommensurabili, quando diventano delle attitudini incommensurabili? Quando sono unite con una visione della realtà corretta. Se non sono unite a una visione della realtà corretta, per quello che è la realtà, le cose come esistono veramente, sono si chiamano le attitudini divine, come
come Brahma, no? Che servono solo per... E si rimane nel samsara, si rimane nell'esistenza ciclica. È vero, si raggiungono degli alti stati meditativi, ma sono delle visioni limitate. Perché sono limitate? Perché gli manca una visione della realtà. Quando sono congiunte con la realtà, sostenute dalla realtà, no? Dal vedere la realtà, vedete il famoso metodo di saggezza, vanno coltivati assieme. Io quando coltivo l'amore non posso coltivare solo l'amore. Quando io coltivo l'equanimità non posso coltivare solo l'amore, l'equanimità. Ma è importante che coltivi anche in parallelo anche una sempre più corretta e approfondita visione di com'è la realtà. Perché come potete vedere, se io osservo la realtà senza distorcerla e in parallelo poi coltivo l'equanimità, quel tipo di equanimità diventa su una base molto più solida, perché è su una base molto più reale, molto più vicina alla realtà. Ci vuole tempo, no? Per comprendere, per familiarizzarsi, però vedete quanta fiducia vera in me mi dà di poter fare, di poter apprendere, di poter trasformare la mia mente sempre in meglio. Sempre in meglio vuol dire in una crescita spirituale, in qualcosa che ogni giorno sia qualcosa di più gioioso, qualsiasi cosa accada. Ricordiamoci che il nostro ego è veramente, raramente, molto raramente gioioso quando è impregnato tutto di se stesso. Ma quando il nostro ego comincia ad aprirsi e aprirsi agli altri, a se stesso e agli altri, comincia a essere gioioso. Qualsiasi fatica faccia per svilupparsi, per andare verso la compassione, per andare verso l'amore, verso l'altruismo. Ecco, per fare tutto questo, altrimenti ci riempiamo veramente. Io sento purtroppo, e ogni tanto mi sento anche imbarazzato, no? A parlare sempre di compassione, di amore, di altruismo. Sono le parole che stanno, empatia, sono parole che stanno diventando un po' sulla bocca di tutti, ma alla fine poi diventano mere parole, bisogna approfondirle perché non siano mere parole, per qualcosa che ci viene dal cuore, da dentro, dal profondo, altrimenti rimangono solo mere. L'altruismo non è una mera intenzione, ci vuole un'intenzione, però è attivo l'altruismo, ci vuole un'azione che è basata su un'intenzione altruista. Un'intenzione altruista è un'intenzione che non aspetta nessuna ricompensa, anzi, che è in grado di sopportare un potenziale rischio per aiutare gli altri. Se io non comincio a sviluppare sempre di più la mia imparzialità, l'azione altruista, che è quella appunto di un potenziale rischio, vedete che comincio a selezionare per chi vale la pena correre quel potenziale rischio e per chi non vale la pena correre quel potenziale rischio. E quindi abbiamo quelli che sono vicini e quelli che sono lontani. Non è imparzialità. Ecco perché non è facile. Non siamo abituati all'imparzialità. Ecco perché per cominciare a pensare, fa proprio queste tre parole, proprio come me, aiuta. Quando mi trovo a discutere con una persona che ha posizioni diverse dalle mie,
e che mi viene voglia di troncare e dire non hai capito niente, posso benissimo pensare, proprio come me, sta arroccandosi sulla sua posizione e sta chiudendo il dialogo, proprio come me. Non stiamo dialogando, non sto dialogando, anche lui non sta dialogando, proprio come me. Vedete che di colpo comincio a vedere un pochettino più la realtà, proprio come me sta troncando il dialogo. Proprio come me si sta arroccando sulle sue posizioni. Non mi capisce, perché per la mia posizione è giusta, la sua è sbagliata. Vedete che c'è? Proprio come me. Si sta arroccando, non sta comprendendomi. Ecco che comincio magari a prestare più ascolto. Se ascolto proprio, vedete che parte dal ascoltare me stesso, posso imparare ad ascoltare l'altro. Cosa sta succedendo in questo momento in cui c'è questo muro che cresce dentro di me e che percepisco che cresce dentro di lui? Proprio come me. Muro. Muro. Non dico che sia così facile, ma se noi dedichiamo un po' di tempo a questo, poi ci verrà più facile nel momento in cui capitano queste cose, e ci capita, no? Era molto più automatico di pensare proprio come me. E allora cominceremo a imparare anche a lasciare andare questa cosa, ma io sto ascoltando, ascolta cosa ti sta dicendo, ascolta veramente, dimentica quello che stai, la tua verità profonda, perché la tua verità non è così profonda come la sua. Ecco, vedete, da subito ci migliora la vita, anche se sembra il contrario, perché riconosciamo e cominciamo anche a vedete, ritorna tutta la gratitudine, tutte queste cose qui, ritornano. Se ogni tanto, non dico tutti i giorni, ma ogni tanto ci ricordiamo di quanti esseri contribuiscono al nostro benessere e che quanti esseri non conosciamo e chissà magari in questa vita non incontreremo mai, svilupperemo un senso di gratitudine anche per questi esseri che ci sono estranei e che magari per questa vita ci rimangono estranei. Senza stare lì a pensare, sono stati una volta nella mia esistenza, sono state mia madre, quelli verranno dopo. Ma questo, pensare, in questo momento quante persone hanno contribuito, quanti esseri hanno contribuito al mio sostentamento? Una volta alla settimana, fatelo, pensate. Vedrete che magari cominciando a farlo una volta alla settimana vi verrà molto più spesso farlo quasi tutti i giorni. Ogni volta che vedete il cibo che state mangiando, che diamo per scontato, è una cosa banale mangiare certe volte, no? Ma invece è una cosa importante, perché ci mantiene in vita. E quante persone contribuiscono, quanti esseri contribuiscono a mantenerci in vita. Ecco, e lo sviluppare il senso di gratitudine è quanto ci aiuta. È di grande beneficio, credo, no? Perché ci fa vedere due cose. Prima di tutto ci fa generare una certa gioia, non ci fa sentire abbandonati a noi stessi. Molte volte dobbiamo sempre pensare, se non ci sono io che penso a me stesso, che devo fare tutto da solo, così. Non è così, mai. Questa è la forma di egoismo.
L'altruismo invece ci mette in contatto con non essere isolati, di non poter fare tutto da soli, perché? O se dovessi fare tutto da solo, anche il semplice pane che devo mangiare, che è così tanto semplice, no? Pensate quanto tempo mi occuperebbe dell'arco della giornata. Avrei il tempo poi per lavorare, per fare, no, perché dovrei seminare l'orzo, il grano, cioè, pensate tutti quanti lavori ci sono e quante persone a cui devo essere grato che lo fanno per me. Il senso di gratuità l'abbiamo perso perché, e quindi di gratitudine, l'abbiamo perso perché pensiamo sempre al profitto. E certo, quello che ha piantato il seme di grano l'ha fatto perché doveva guadagnarsi no, da vivere, e dicendo. Vedete come perdiamo il senso del dono e della gratuità e quindi della gratitudine. E questo è un altro condizionamento che abbiamo. Noi dobbiamo vincere questi condizionamenti. Dobbiamo annullarli perché sono dei condizionamenti che non esistono, sono distorsioni della realtà. Perché l'ombrico non ha il conto in banca. E l'agricoltore o chi impasta il pane, impasta la farina, scusate, per fare il pane, se lo fa con un piacere di fare questa opera, perché è un'opera dell'essere umano, no? Di fare il pane in un certo modo, il pane avrà anche un buon sapore, sarà anche più nutriente. Se sarà più accorto agli ingredienti che utilizza, al modo di cuocerlo, se l'agricoltore sarà più attento alla coltivazione, senza inquinare con fertilizzanti chimici, così, il pane avrà un altro sapore. Vedete quanto non è il mero guadagno. Ma è qualcosa di più, molto più elevato, qualcosa che è un guadagno nel nostro cuore, nel riconoscere la capacità dell'uomo di operare, di fare un'opera. Questo io credo che sia importante. E allora sì che ci viene spontaneo un senso di gratitudine, e di gratitudine anche verso quello che facciamo, perché noi facciamo delle opere, usiamo le mani. Se lo svincoliamo dal profitto, dal conto in banca, vedete come cambia la prospettiva. Ci sono dei condizionamenti che sono difficili da eliminare, no? Molto lunghi, sembrano impossibili, li diamo per scontati. Guardate quello che vi dicevo prima, no? Riguardo a una cosa che sembra molto banale dell'ora. Ah, che bello, mettono l'ora solare così c'è un'ora di luce in più. No, le ore di luce sono le stesse, cambia solamente l'ora in cui ti alzi. Tu pensi sempre di alzarti alle 7, invece ti stai alzando alle 6, cosa che non faresti mai perché dici no, un'ora prima io non voglio almeno, anzi sto lì a guardare i 5 minuti che suona la sveglia appunto alle 6 e 43 minuti, perché così almeno facciamo queste cose. Vedete i condizionamenti, quando la convenzione diventa una realtà. Ecco perché è importante comprendere la realtà. Questo non vuol dire eliminare la convenzione, si capisce l'utilità della convenzione, ma è una mega convenzione, non è la realtà. Va bene, adesso mi fermo un attimo. Ci sono delle domande, dei punti di vista diversi, delle riflessioni che avete fatto. Mi spiacerebbe sapere se ce ne sono, se ci sono domande, se ci sono
dubbi, se ci sono cose su cui non siete d'accordo, perché sono così, altrimenti sono quello che dicevo prima, no? Io proseguo la realtà non di, e chiudiamo subito il dialogo. No, io non proseguo la realtà, questo è un confronto, questa è una cosa che io penso, magari non siete d'accordo e magari mi fate cambiare o migliorare il mio punto di vista. Quindi per favore, se ci sono domande, non abbiate paura a farle. O se ci sono anche delle cose, delle vostre esperienze che in qualche modo avvallino o non avvallino, vadano contro quello che ho detto, l'altruismo, la gratitudine, lasciamole perdere, perché tanto non è nell'essenza dell'essere umano essere altruisti o generare gratitudine, si potrebbe parlarne, no? Ci sono delle persone che pensano che l'essere umano sia profondamente cattivo, che sia l'essenza, no? Che sia assolutamente egoista. Quando pensi, ora parlavamo di mente, no? Di essere veramente molto altruista e quindi di avere proprio questo carattere talmente amorevole e altruista da arrivare poi al punto di avere bisogno anche tu, perché sfora forse troppo questa cosa. È un pensiero interno tuo, oppure è un bisogno del pretendere poi qualcosa dagli altri, dato che tu sei così altruista, o forse il troppo poi storpia. Non so se mi sono spiegata. Vediamo se ho capito. Ok. Se io penso di essere altruista, e credo di essere altruista, ne sono convinto di essere altruista, questo. Premetto, la mia credenza maggiore è io sono amore. Quindi, cioè, io credo dentro di me, proprio la mia credenza che porto in giro è io sono amore, è proprio una cosa, io sono e voglio essere amore. Però poi magari diventa troppo, non so se mi sono spiegata, Troppo in che senso? nel senso che poi a un certo punto dipende anche chi hai di fronte, che questo troppo lo percepisce a modo suo, ne approfitta piuttosto che diventa poi che anche io ne ho bisogno, ok? Oh, mi sono spiegata. Sì. L'altruismo o l'amore, sono sempre disinteressati. Quindi vengono dati senza aspettarsi nulla in cambio. Qualsiasi cosa venga data in cambio, senza aspettarsi nulla. Non, perché altrimenti è una forma di egoismo. Io ti do tanto amore, ti do tanto amore, però anch'io devo ricevere amore in cambio. A un certo momento, questo non è altruismo, perché deve essere disinteressato. Ecco perché va coltivato. È vero che tendenzialmente l'essere umano ha un'attitudine spontaneamente altruista. Poi ci sono tutti i condizionamenti. Se io vedo, se tutti noi vediamo una persona in difficoltà, una signora che inciampa e cade, ci viene spontaneo soccorrerla, no? E questa è la nostra spontaneità. Però se io mi aspetto che la signora
mi ringrazi, quanto tanto, magari non ha nessuna voglia di ringraziarmi o è imbarazzata, eh? E lo faccio solo per quello, per essere ringraziato, per farmi vedere anche, no? Per la fama, qualsiasi. Ecco che non è già più un'azione di altruista. Ovviamente ho preso questa, ma pensiamo tutte le altre. Io posso andare a lavorare aiutare, non so, nei luoghi dei terremotati o così, ma magari solo per farmi vedere, per avere fama. Cosa già avere qualcosa, no? Aspettarsi qualcosa in cambio. No. L'altruismo è disinteressato. E ci sono moltissimi esempi di altruismo disinteressato, vero? No? Pensate alle persone che hanno aiutato gli ebrei durante la guerra. Molte persone disinteressate mettevano il potenziale rischio, c'era, e come se c'era il potenziale rischio? Era un rischio per sé, per tutta la famiglia, per tutto il paese, magari, pensate alle stragi che ci sono state nei paesi. E questo è il turismo disinteressato. È quello che pone va oltre un potenziale rischio, anzi sa che c'è un potenziale rischio eppure lo faccio. Perché? Perché è la condizione umana. Questa è quella che il Dalai Lama chiama secolarità etica, o responsabilità universale. La responsabilità universale non è dettata da una legge o da una normativa, la responsabilità universale è qualcosa che proviamo dentro a noi, che è un'etica universale, anche se mette a repentaglio la mia vita o la vita di chi mi sta vicino, perché un essere umano va aiutato. Non guardo se è ebreo, se è musulmano, se è di carnagione scura o di carnagione chiara, se ha gli occhi a mandorla, se ha gli occhi grandi, gli occhi piccoli, se è alto o basso. È un essere umano, proprio come me. E questo è l'altruismo. Non si aspetta nemmeno che ci sia un ringraziamento. No? C'è quella storia di questo, di queste, credo che fosse in Francia, durante l'ultima guerra, la seconda guerra mondiale, l'ultima guerra no, perché purtroppo ce ne sono ancora tante, no? La seconda guerra mondiale, c'era un gruppo, questo paese, un gruppo di persone che aiutavano gli ebrei, che i partigiani, gli ebrei, così, questo era in Francia. E un giorno, passando uno di questi, assieme alla moglie, vedono un soldato tedesco ferito. E loro lo prendono e lo portano davanti al comando, alla caserma dei tedeschi, e lo lasciano lì, suonando e dicendo quello che c'è. E molti hanno detto, ma no, ma il nemico. No, è un essere umano. No, voi avete aiutato il nemico. No, io ho aiutato un essere umano, non ho aiutato il nemico. E poi lui fosse tedesco. Bene, però un essere umano, questo è l'altruismo. Quel tedesco lì probabilmente poteva essere uno che se li beccava ad aiutare i tedeschi li ammazzava, li, no? Eppure. Ecco perché, se io non coltivo, comincio a partire a coltivare un'imparzialità, è vero che poi in certe condizioni, no? Questi erano esseri umani che magari non erano mai messi a, si erano mai messi a meditare sulle quattro attitudini incommensurabili, però quando viene spontaneo, l'essere umano spontaneamente, sono solo le distorsioni. Quando la convenzione diventa, la normativa diventa così
solida e così concreta. Ecco perché va coltivata assieme alla visione della realtà corretta è importante. Però altrimenti, se questi che avevano un comportamento sì altruista verso gli ebrei, ma non avessero raccolto e aiutato quel soldato tedesco, erano parziali, non erano sostenute da una. Il loro altruismo era molto limitato perché si rivolgeva solo a chi sentivano vicini e quelli lontani li trascuravano. No, non fanno parte del mio altruismo, vedete? La grandezza. Questo è l'altruismo. L'altruismo è disinteressato, l'amore è disinteressato, la compassione è disinteressato, per questo serve avere l'equanimità, l'imparzialità. Facciamo una pausa. Se non ci sono altre domande, sì, ce n'è una. Sì, bene. La mia è più una riflessione a voce alta, nata nella pausa. Mi chiedevo, anche un po' sollecitata dall'intervento precedente, quindi l'altruismo è, abbiamo iniziato a comprendere che è mosso dalla gratuità, dal non volere qualcosa in cambio dalle proprie azioni, ma un altruista che parte già dalla premessa di riconoscere a se stesso io sono altruista. Smette in qualche modo già di esserlo, un po' come il modesto che dice, si riconosce di essere modesto e quindi in qualche modo, cioè l'altruismo è, oltre a un'azione mossa da gratuità, è anche una qualità dell'essere che non ha nome, non ha un riconoscimento verso se stessi, cioè l'altruista che dice a se stesso io sono altruista, è veramente altruista. Dipende, io penso che un altruista non pensi di sé un essere altruista, ma essere un essere umano. E quindi trova questa spontaneità dell'agire dell'essere umano. Ora, che l'altruismo esclude la gioia dell'azione che si compie, il provare gioia e in qualche forma, chiamiamolo così, piacere o soddisfazione per l'azione altruista, per l'azione che sto compiendo, esclude che sia un'azione altruista. È chiaro? No, l'altruismo non è, è disinteressato, ma si può provare gioia, anzi, generalmente si prova gioia, no, per l'azione, quando si compie un'azione altruista. Generalmente non si dice, l'altruista non dice io sono altruista, perché col senso di qualche modo superiorità, perché quello va un pochettino a inficiare, no? Questa non, no? Questo voler essere in qualche modo comunque ricappagato, cioè l'altruismo è proprio disinteressato, quindi a un certo momento. Quando diventa spontaneo, diventa qualcosa di necessario, è una cosa normale. Generalmente gli altruisti, no, quelli che compiono atti altruisti, non si ritengono degli eroi. Dicono, ma è l'unica cosa che potevo fare. È un essere umano, è la stessa cosa del soldato tedesco. Ma scusate, è un essere umano, non guardo se è nemico, amico o se è qualcuno che. È un essere umano, è normale, e non si sente né eroe perché l'ha fatto né cose. Questo generalmente è la tua. Però
però prova gioia nel fare. Ora, gioia non nell'intendimento no, distorto che possiamo avere, ma è proprio qualcosa di sentire, di apprezzare il valore della propria vita. Cioè, in questo momento sto spendendo la mia vita in una maniera proficua, vera, preziosa, significativa, ecco, la parola significativa. Do significato alla mia vita. Perché? Perché sto aiutando gli altri. Si vedete, l'altruismo è amore per se stessi? Sì. Perché quando uno ama se stesso veramente, è altruista. Non è tutto il contrario dell'egoismo. Uno generalmente quando diciamo che bisogna volersi, imparare a volersi bene, imparare ad amarsi, pensiamo che bisogna diventare un po' più egoisti. Non è questo, è il contrario, perché l'egoismo, abbiamo visto, è quello che ci isola, è quello che ci fa soffrire, è quello che ci preclude la vita, anche la gioia della vita, con tutti i problemi che può avere la vita, che inevitabilmente incontriamo. Ma è tutto il contrario dell'egoismo. No? Il volersi bene è proprio andare a distruggere quell'egoismo, perché quell'egoismo non ci fa bene, anzi, ci isola. Generalmente questo sono tutte le prove anche così di studi, di ricerche dei neuroscienziati, così, che le persone che tendono al proprio interesse, al proprio benessere, anche a scapito degli altri, al no? Profitto, tutte queste cose, hanno generalmente una vita più infelice e una vita anche più breve. E sono più facili anche alle malattie, a incontrare malattie. Perché? Perché è una mente molto ristretta, è una mente molto egoista, avida, ecco, è una mente avida, che ha sempre bisogno. Però ricordiamoci che anche queste persone, proprio come me, vogliono la felicità e non vogliono la sofferenza. Poi la distorsione della realtà, vedete perché, vedete come sempre, la distorsione della realtà cosa fa? Implica anche il fraintendere cioè, cos'è felicità e che cos'è sofferenza. Il vivere con semplicità, noi pensiamo che sia una vita da sempliciotti, no, il vivere con semplicità è questo. È comprendere le cose come sono, vedere questa interconnessione, questa interdipendenza, essere grati di questa interdipendenza. E questo è vivere con semplicità, senza troppo complicarsi la vita. Ricerca del benessere mio, personale, a scapito anche degli altri, non interessa, tanto sono estranei, sono altri. Il ricerca della mia gratificazione, ricerca di. Vedete come mi isola, mi rende avido, mi isola dagli altri, mi fa distorcere il senso dell'interdipendenza. E quindi non, assolutamente non mi dà nessun amore verso me stesso, perché più sono avido, più mi raggrinzisco, la mia mente diventa proprio raggrinzita, si rinsecchisce, diventa più dolorosa, più dolorante, più sofferente. Vuole. La semplicità è quella che non vuole. La semplicità è. Noi abbiamo, nel corso dei secoli, la parola povertà ha preso dei significati completamente diversi. Ma povertà è sobrietà, è capacità di vivere in semplicità.
Abbiamo perso questo senso della povertà. Noi abbiamo trasformato nell'accezione comune la povertà come miseria, indigenza. Mentre la povertà è semplicità, è sobrietà, si intende questo, si intendeva questo. Era una scelta, no? La scelta della povertà, ma che non è. Non avere sostentamento, ma vuol dire avere sobrietà. Noi abbiamo il troppo, il superfluo, non avere il superfluo, vuol dire. O se si ha, sapere che è superfluo e poterlo condividere. Perché per me cosa mi serve tutta questa cosa? Benissimo, la condividere. Questa è felicità, è la strada verso la felicità, questa è semplicità. Vedete l'opposto, l'avidità, tutto il cercare di avere, se è una cosa che, no, in apparenza sembra che gratifichi molto, che di provare benessere, vive nel benessere. No, non vive nel benessere. Noi possiamo, quanta gente ha un conto in banca mega galattico ed è misero dentro? Questo è. Allora, in effetti, la nostra, quella che intendiamo come povertà, è miseria. È miseria, specialmente miseria d'animo. Questo dobbiamo dare conto. Quante volte siamo anche noi un po' miseri d'animo? Quando l'ego prende il sopravvento, l'ego nel senso di egoismo, no? Quella forza che fa vedere l'ego come il centro di tutto. Allora sì, e vedete che ci fa soffrire. Allora, l'altruismo è cominciare a volersi bene. Perché vuol dire eliminare, cominciare a riacquistare questa semplicità, ritrovare una nuova semplicità. Una cosa che abbiamo perso, che abbiamo accantonato, in una deriva veramente pericolosa. Lo vediamo come il nostro pianeta si sta riducendo. Ma nessuno di noi è esente, non sono solo le grandi multinazionali, perché anche noi nel nostro piccolo contribuiamo. Questo non è per farci un senso di colpa, ma per essere consapevoli, per adottare dei comportamenti che vadano verso un altruismo anche verso il pianeta. Se si è altruisti, si comprende che questo pianeta è abitato da tante persone, che tutte quelle persone che abitano questo pianeta, proprio come me, vogliono respirare un'aria sana, un'aria non inquinata, non un'aria che ogni respiro che faccio mi riempie i polmoni di qualcosa che chissà cosa mi porterà. E questo, proprio come me, lo vuole anche per i suoi figli. E proprio come me lo vuole anche per i suoi cari. E allora che differenza c'è fra me e l'altro, anche se vive agli antipodi? Vedete, questo che dobbiamo comprendere è molto, molto, molto più pratico e pragmatico di quello che noi pensiamo. Ecco, una cosa che ci può distogliere dal vero altruismo è pensare sempre all'altruismo rivolto a tutti gli esseri senzienti. È vero che questa è la forma più alta di altruismo, ma dobbiamo anche essere un po' pratici. Questo alla fine può diventare un qualcosa di generale e quindi di mere parole, come dicevo prima, diventa solo un bla bla. Invece cominciamo a fare qualcosa per il nostro ambiente. Poi, cominciando a farle, vediamo degli effetti e cominciamo a espanderlo, automaticamente si espande. Perlomeno generiamo questa aspirazione che almeno tutto il mondo comprenda che tutti gli esseri umani o comunque tutti gli esseri che lavorano e operano su questa terra generano l'idea di comprendano
quanto è di beneficio, quanto è altruista trattare bene la nostra il nostro terra con la T maiuscola, no? Il nostro pianeta. E invece no, se guardate la distorsione della realtà, che penso che il profitto sia felicità, e questa è la distorsione della realtà, fa sì che sì, magari qui io non inquino, in certe zone, no, specialmente dell'Occidente, ci sono sono proibite la fabbricazione di certi prodotti, perché sono altamente inquinanti. Quindi pericolose per la vita umana. Benissimo, siccome sono proibite qui in Europa, che ne so, o negli Stati Uniti, così andiamo a farle in India, o andiamo in un altro posto, in Vietnam, o in Africa, tanto. Questa è una mega distorsione, non solo della realtà, questo è il profondo egoismo. Ecco perché la semplicità ci permette anche di, quando andiamo a comprare delle cose, di discernere se questi prodotti sono la produzione di certi prodotti, può essere inquinante, può essere di danno ad altri esseri. Non perché tanto vabbè, non è prodotta qui a Milano o in Italia così, ma è prodotta. Ma sì, non lo so neanche, chiudiamo gli occhi. E questo è partecipiamo anche noi di tutta questa cosa, vedete? Partecipiamo, questo è egoismo, questa è una forma di egoismo che assume un pochettino la facciata di dire ma io non lo sapevo. Ci sono delle culture che intensive di disboscamenti, vengono disboscate aree enormi del pianeta per coltivare delle monoculture, e sono un danno per la biodiversità e per le persone che ci abitano. Vedete come si può fare una diversità fra altruismo e egoismo in certi casi. Se io penso che il prodotto che sto mangiando è prodotto con disboscamento di aree del pianeta per poter fare questa produzione e mangiare che io possa mangiare questo prodotto, e penso che distruggere quella biodiversità distrugge anche la semplicità degli abitanti di quel luogo e distrugge la preziosità di tutto l'ambiente di quel luogo, comincio a essere un po' più altruista. Se io penso che invece che quel prodotto in ogni caso potrebbe essere di danno per la mia salute, e non penso, e questo potrebbe essere, però, e non penso nemmeno a tutto quello che succede nell'ambiente così, quella è una forma non tanto altruista, ma molto egoista, perché vedo solo me stesso. Non so se è stato chiaro, se non pensiamo, vi faccio un esempio, perché tanto è talmente inflazionato, l'olio di palma. No? Per fare l'olio di palma non è così dannoso perché al nostro organismo, non è più dannoso di tanti altri oli, dipende da come li utilizziamo. Ma il vero danno lo crea l'ambiente e le popolazioni che vivono, perché disboscano chilometri e chilometri quadrati in Indonesia, ad esempio, in Malesia, per dare di foresta vergine o di colture autoctone, per mettere le palme da coco per mero business, per mero profitto di pochi, raccontando la favola alle persone che così
avranno dei guadagni, loro avranno una vita migliore, hanno una vita peggiore. Hanno una vita peggiore perché si ritrovano sconquassato tutto l'ambiente. Perché si ritrovano solo, sì, magari una capacità economica leggermente maggiore in apparenza, ma nettamente inferiore, perché se pensiamo gli aumentano i bisogni, perdono la semplicità, perdono la sobrietà. In questo stesso momento, preciso momento, quanti vestiti avete bisogno? Uno, quello che avete addosso. Però quanti ne avete nell'armadio? Ne avete veramente necessità di tutti? Non dico che dovete diventare monaci, nel senso di avere una veste sola, però pensateci. Quanti sono bisogni indotti, no? Indotti dal profitto, dalla cosa, e quanti fanno parte veramente di una vita sobria? Non scambiate la povertà per miseria, la povertà è sobrietà. E semplicità. E una strada verso l'altruismo, per la comprensione della compassione, della capacità di aiutare gli altri. Altrimenti diventa, vedete, più aumentano i bisogni, più aumenta la miseria. Più aumenta la miseria, più aumenta l'egoismo. Pensateci. Più aumenta l'egoismo, più ci priviamo della nostra vita, del privilegio della nostra vita, della dignità della nostra vita. E quindi, vedete, perché l'altruismo è gioioso, perché la mente altruista è gioiosa, perché la mente altruista è una mente che tende alla soddisfazione, perché vede tutto questo. Vede che si sta liberando dalle pastoie, ogni passo che fa, ogni azione che fa, ogni momento che fa, più cresce la nostra mente, più cresce nella compassione, nell'amore, nell'altruismo, più si libera dalle catene in cui il nostro egoismo l'ha imbrigliata. E quindi necessariamente gioiosa, da gioia. Perché? Perché ci libera dalle catene. Anche se questo non vuol dire non incontrare il dolore. Anche il dolore di doversi liberare dalle catene, no? Perché ci sono delle catene a cui siamo talmente abituati che nemmeno ce ne accorgiamo. Ed è uno sforzo, magari. È un lavoro di comprensione. Però vedete quanto, per comprendere bisogna riflettere, fare un'analisi di queste cose, perché altrimenti ci diamo per scontato, diamo scontato delle cose, che io non mi alzo un'ora prima perché mi piace riposare un po', però quando c'è una normativa che mi fa cambiare l'orario, lo faccio senza nemmeno rendermene conto che mi alzo un'ora prima per avere questa fantomatica ora in più di luce. È un distorcere la realtà. Le ore di luce sono le stesse, dipende solo da me. L'alzarmi un'ora prima dipende solo da me. Il meditare 20 minuti al giorno dipende solo da me. E il capire i benefici. Quando io mi libero da queste pastoie, queste catene in cui mi costringe il mio egoismo, perché sono delle pastoie e delle catene? Perché sono contro la realtà. Io non sono non interdipendente. Sono assolutamente interdipendente,
non posso esistere senza gli altri, qualsiasi cosa sia, qualsiasi essere sia. Non posso esistere. E quindi l'egoismo è assolutamente una distorsione della realtà. Quindi senza gli altri, quindi altruismo. Se non capisco questo, se non mi fermo e ascolto tutte le emozioni, tutto quello che succede nella mia mente, che siano qualsiasi emozione sia, non faccio distinzioni a queste sono da abbandonare, queste sono da eliminare, le guardo, sono delle cose che succedono nella mia mente. Se non vedo, non le vedo e non analizzo, non genero un po' di curiosità verso questo, verso le mie emozioni, i miei sentimenti, qualsivoglia siano in questo momento, e non vedo gli effetti, non vedo gli effetti su me stesso, sugli altri, perché necessariamente se hanno un effetto su di me, hanno un effetto sugli altri, perché quando io reagisco in base a quei sentimenti, a quelle emozioni che provo, necessariamente reagisco nei confronti degli altri, ecco che comincio a vedere quanto distorce la realtà e quindi diventare sempre più isolato e egoista mi fa del male. Credo che sia un po' così, no? Ecco perché è importante riflettere, meditare, familiarizzarsi, perché non basta una volta, magari una volta, due volte, tre volte, 100 volte, 1000 volte, perché dobbiamo rendere la nostra mente sempre più morbida. E non è facile, perché la mente si abitua, è molto abituata ai condizionamenti. E diamo per scontato delle cose che generalmente non è che ci vanno tanto bene e pensiamo di non poterle cambiare. Nessuno di noi, o pochi di noi, potrebbero pensare, ad esempio, di lavorare in un altro modo da quello che è da un paio di secoli comunemente uso nella nostra società. Un lavoro salariato, non possiamo. Pochi di noi pensano che sia un ritornare al passato, che sia un ritornare indietro, cambiare il modo di lavorare. No, non è un disconoscimento di tutte le conoscenze, chiamiamole scientifiche o tecniche che abbiamo, ma è utilizzarle meglio, utilizzarle in una maniera altruista, che sia di beneficio al maggior numero di persone, non a quelle che mi stanno vicino, anche a quelle che non conosco. E allora lì ecco che entra in ballo il discernimento, il comprendere. Non ci sono bene e male assoluti, ma ci sono delle cose che possono essere di danno agli altri e delle cose che possono essere di beneficio agli altri. Allora scegliere le seconde, discernere fra le due. Altrimenti continuiamo a vivere un po' come degli automi. È quello che vi dicevo prima, ogni giorno mangiamo e non pensiamo, o raramente pensiamo, o forse mai, quanti esseri hanno contribuito al nostro cibo, al nostro semplice panino, pezzo di pane che mangiamo. Quanti esseri? Non riusciamo nemmeno a contarli. E pensate, non fermatevi solo a quelli che hanno contribuito direttamente. Pensate anche l'acqua. Ci vuole l'acqua, il sole, l'acqua, la terra. Ora pensate che se quell'acqua e quella terra sono inquinate, quel cibo, quel pezzo di pane, sarà qualcosa di inquinato, ha assorbito quell'inquinamento, che mi metto in bocca e che altri esseri si mettono in bocca.
Quindi è responsabilità universale cercare di non inquinare, sforzarsi di non inquinare, di utilizzare bene il nostro, utilizzare una parola brutta, di condividere, di convivere, di essere consapevoli dell'interdipendenza fra noi e il nostro pianeta. Vedete, basta poco per ampliare, non è, c'è bisogno delle grandi meditazioni così che magari ci fanno, ci spostano dal senso della realtà. Basta un pezzettino di pane. Se quel grano è utilizzato per il mero profitto, è coltivato per il mero profitto, con dei fitoterapici o dei fertilizzanti o dei trattamenti diserbanti così che sono dannosi alla terra e agli organismi e all'organismo umano così, è una cosa non altruista, è un atteggiamento egoista. Noi ne siamo consapevoli e non facciamo niente, nel senso che non smettiamo di favorire che ci siano queste cose qui, noi accettiamo che ci possano essere fatte queste cose, che sono di danno a altri esseri umani e anche a noi, perché siamo tutti interdipendenti. Non lasciate che queste siano mere parole che ascoltate in un pomeriggio da un pazzo, seduto davanti a voi. Ma fate le vostre, indagate e vedere se è vero o no. L'Amazon K, quando ha scritto la lode al sorgere dipendente, no? Quindi a vedere questa interdipendenza, loda Buddha, non perché è buddista così, ma perché Buddha presenta in una maniera molto efficace, molto profonda, questa interdipendenza, questa sorgere dipendente, come la realtà esiste, la realtà non è così assoluta quando guardiamo la convenzione, c'è una realtà che non è la convenzione, c'è la mera convenzione che è utile, che è una generalità che serve per parlare, per dialogare, per comprenderci, per prendere il treno, no? La convenzione del tempo ci serve per prendere il treno piuttosto che l'aereo per fissare un appuntamento, ma non sono la realtà, non sono così come ci appaiono, concrete. È questo il sorgere dipendente, e questa è anche l'interdipendenza, il comprendere l'interdipendenza. E se io inquino, non importa se inquino invece di inquinare qui a Milano dove sono, inquino all'altro capo del mondo, perché quell'inquinamento influirà su tutti, siamo interdipendenti, influirà anche su di me. Ora, questo è altruismo o egoismo? Se vogliamo chiamarlo egoismo, almeno è un egoismo furbo. Non inquino perché so che anche se è dall'altra parte del mondo, prima o poi in qualche modo gli effetti arriveranno anche su di me. E allora smetto di farlo. È quello che il Dalai Lama chiama, se volete proprio essere egoisti, siete almeno egoisti furbi. E poi comprendere, no? E io credo che adottiamolo anche questo. E il pezzettino di pane è proprio come me, proprio come me. Non c'è nessuna differenza, nessuna. Anche quella persona che per il mero profitto disbosca vaste aree del pianeta e distrugge la biodiversità e magari per avere un profitto ancora più elevato, un conto di banca degli introiti ancora più elevati, utilizza anche dei fertilizzanti chimici inquinanti per fare fretta, per avere maggiore produzione. Pensate agli allevamenti degli animali. No, sono veramente un discredito dell'essere umano, della specie umana, spaventoso. Beh, anche quelle persone, proprio come me,
desiderano essere felici, desiderano essere liberi dalla sofferenza, proprio come me. Distorcono la realtà. Questo non vuol dire che io debba dire, fare, ok, vabbè, siccome proprio come me, lasciamoli fare. No, l'azione va bloccata, perché questa fa il danno di molte altre persone, del pianeta. Ma questo non vuol dire che anche quella persona, proprio come me, desidera la felicità e non vuole la sofferenza. Poi compiere l'azione nefanda. Ma se io partecipo di questa azione perché dissento, ma non lo esprimo il mio dissento, vuol dire che il dissenso vuol dire che sto accettando. Questa è la vera non violenza. La vera non violenza è attiva, non è qualcosa di passivo. Se non accettazione di assenso verso quello che considero non giusto, verso quello che io dissento. Vedete, fare questo vuol dire comprendere la responsabilità universale. E per comprendere la responsabilità universale bisogna comprendere l'etica universale, che è la base dell'essere umano, che sta al cuore dell'essere umano. Non c'è bisogno di una legge, di una normativa, perché le leggi e le normative cambiano, variano, sono giuste, ingiuste, non so fare. Quello che è l'etica universale è quella che ci fa incontrare tu, l'altro, ma in un'altra maniera, non l'altro nel diverso, ma l'altro proprio come me. E io credo che questo, vedere questo, ecco, e quindi che è una strada verso lo sviluppare appieno l'altruismo, non sia altro che una cosa gioiosa, uno sforzo gioioso. Costi quel che costi, ma non facciamo niente. Perché è uno sforzo che dà sapore alla nostra vita come esseri umani. Quante volte ci chiediamo, no, le famose domande, chi sono io e cosa ci faccio qui? Uno potrebbe essere, sono il significato della mia vita è sviluppare l'altruismo, comprendere questa interdipendenza. E quindi quando io, c'è la gioia, c'è l'armonia, perché genererò armonia, cercherò di generare armonia, mi impegnerò per l'armonia. Ci sono domande? Obiezioni. Bene. Volevo parlarvi di un paio di meditazioni che si possono fare. Prima vi parlavo di entrare in contatto con le proprie emozioni e chiamarle per nome, coi propri sentimenti. Non è così facile. Però ci sono dei metodi. Uno dei metodi, siccome andare, essere consapevoli dei propri sentimenti è un pochettino più difficile che essere consapevoli del nostro corpo. Il nostro corpo è meno sfuggente, più lento, è qui, è materia, mentre i nostri sentimenti sono un po' più sfuggenti. Pensate poi ai pensieri, no? C'è anche la consapevolezza dei pensieri, quelli sono velocissimi. Quindi. Però c'è un metodo per riconoscere questi sentimenti e per identificarli e per generare curiosità e starci con questi sentimenti, riconoscerli. Siccome mente e corpo sono collegati strettamente, non scissi, non divisi in nessun modo, ma sono interconnessi, interdipendenti, se vogliamo. Ecco che possiamo rintracciare i nostri sentimenti
nelle tensioni che ci sono nel nostro corpo. Allora, uno dei metodi per identificare, per vedere i nostri sentimenti è proprio prendere un attimino consapevolezza del nostro corpo. In questo modo. Ci si siede, si calma la mente respirando, no? Portando l'attenzione al respiro, proprio al respiro. Poi dopo un po' lo si porta l'attenzione alla propria posizione, al proprio corpo, com'è, in che posizione. E poi si ritorna ancora al respiro, però il respiro sentendo proprio qui, nella regione del cuore. Sentire proprio il torace che si alza, si abbassa, lo sterno, sentirlo qui, in questa zona. Se necessario, si dice anche, se si vuole, riportare proprio le mani qui in questa zona, in modo da sentirci, respirare, il respiro al nostro cuore. Non fatevi trip sentimentalisti, sentire, perché in effetti qui c'è, e in certi momenti, no? Se pensate al lutto, una persona che prova perde una persona cara, veramente ha una sensazione di affanno o di dolore qui, che si concentra qui nel nostro corpo, no? La regione intorno al cuore, comunque in questa zona, molto spesso. È un segnale, no? È perché è un dolore profondo, intenso. Generalmente vogliamo eliminarlo, è perché noi non lo riconosciamo, non lo accettiamo, non lo chiamiamo per nome, no? Tristezza, questo senso di mancanza, di dolore perché per qualcuno che non incontri, non rivedremo più. Ecco perché sentire il respiro al cuore. Poi dopo qualche minuto rilasciate questa concentrazione, questo pensare al respiro, essere concentrati sul respiro, e lo portate a un sentimento che vi ha provocato un qualche evento. Potrebbe essere anche un sentimento di gioia, o un sentimento di astio, o qualsiasi. Se non vi viene nessun sentimento non è un problema. Potrebbe essere anche uno stato di contentezza. E vedete questo dove lo cercate nel corpo. Se è un sentimento magari anche di gioia, c'è qualche parte del corpo che ha un qualche corrispondenza, qualche vibrazione, chiamiamola così, qualche risonanza, meglio. E se è un sentimento di dolore, idem, no? Magari una tensione, andate a vederla. Dove si trova? Potrebbe essere la regione del cuore, potrebbe essere una tensione anche ovunque, alle spalle, alle gambe, e la cercate. E quando la cercate, sentite, è più facile, no? Sentire nel corpo queste tensioni. Quando identificate la tensione, andate a cercare che sentimento ci sta dietro. E senza, non ci sono sentimenti che vanno eliminati, non cominciate il grosso autogiudizio, senso di colpa, ci sono solamente sentimenti che vanno riconosciuti. Se è un sentimento di collera che vi genera, che vi ha generato un certo evento, chiamatelo col nome, collera. E vedetelo, sentitelo nella parte dolorante o della tensione del vostro corpo. E cercate di lasciarlo andare, di ammorbidirla. Se non si fa niente, non è un problema, è lì. Riconoscete solo collera, se è collera, tristezza, se è tristezza,
contentezza, se contentezza. Accettate che ci sia, riconoscetela. Se non sentite nessun sentimento, non c'è niente, va bene lo stesso. E c'è una, chiamiamola così, una fase di neutralità, va bene. Perché ci sono anche questi, magari un po' più rari, non lo so, ma magari se uno forza troppo, magari dice, ma non so, focalizzatevi su solo uno. Ecco perché è utile richiamare un evento moderato, non di quelli intensi, perché potrebbe, per le prime volte è meglio andarci con cautela, che vi suscita, che vi rianima, vi rinforza, rinfiamma questo sentimento. Quindi sentite tensione e sentimento. La tensione, vedete che sentimento è che cosa. No? Se io ho incontrato un evento spiacevole, richiamarlo alla memoria e andare a vedere che cosa mi provoca nel mio corpo, magari una tensione, un affanno al respiro o una costrizione al vago, no? si sentono delle tensioni, si impara ad ascoltare il nostro corpo, è molto chiaro. Ecco, poi dargli il nome, vedere cosa, da dove viene, e chiamarlo col suo nome. Non è, siamo esseri umani, proviamo collera a volte, proviamo contentezza a volte, proviamo gioia a volte, proviamo astio altre volte proviamo tristezza. Siamo esseri umani, questi sentimenti li dobbiamo riconoscere, accettare che ci siano, fare anche amicizia con questi. Questo non vuol dire rinfocolarli e farli diventare, ma vuol dire riconoscerli, riconoscere come parte della nostra natura, e che se non li riconosciamo non riusciremo mai a trasformare la nostra mente. E questo è il modo per cominciare a vedere, chiamare i sentimenti col proprio nome. E è molto più facile, come dicevo, andare a vederli nel nostro corpo, no? Perché il nostro corpo è molto più lento. Mentre i sentimenti, se andiamo a vedere i sentimenti nell'arco di qualche minuto, ne possiamo vedere parecchi, anche la stessa situazione ci ha procurato. Invece vedere nel corpo, il corpo è molto più lento, è molto più, essendo materia, e quindi viene fuori la tensione, l'eventuale tensione o sintomo che c'è nel nostro corpo è generalmente dettato dal sentimento che più ci ha animato o ci anima in questo momento. E quindi rimanere lì e chiamarlo, farlo per 10 minuti, 20 minuti, un quarto d'ora. E questo serve per cominciare a chiamare i nostri sentimenti col loro nome. Non c'è niente di cui vergognarsi. E se c'è un senso di vergogna, chiamarlo col suo nome. Mi sto vergognando, perché si vedono, no, tutti i meccanismi. Vediamo poi tutti i condizionamenti. Poi questo ci serve per questo, per vedere gli eventuali condizionamenti, condizionamenti culturali, ambientali, tutte, no, familiari. Pensate quanti condizionamenti. Allora dobbiamo uscirne un po'. Questo è uno dei modi su cui meditare, per vedere tutto questo. Se volete fare una prova adesso e poi magari mi dite se cosa, altrimenti, siccome il tempo sarebbe scaduto, ma visto che abbiamo fatto una pausa molto lunga, se volete provare è questo, quindi vi ricordo, state un attimino sul vostro respiro, osservate la posizione del vostro corpo, sentite il vostro corpo e poi ritornate proprio al respiro, ma qui, in questa zona, nella zona del cuore. E poi lasciate la vostra attenzione che vada, la vostra attenzione a un evento che vi ha colpito, che vi ha
in qualche modo mosso la mente, fatto muovere la mente. E quando siete su quello, cercate nel corpo dove lo sentite, dove sentite qualcosa, qualche segnale che vi manda il vostro corpo. E lì andate con dolcezza, con tenerezza, a capire che sentimento ci sta dietro. E chiamatelo col suo nome. Bene, ora riportate la vostra attenzione al respiro. Se avete riconosciuto qualche sentimento, abbracciatelo, fa parte della vostra umanità, del vostro essere umani. E quindi portate appunto l'attenzione al respiro, lasciate che il respiro pervada il vostro corpo, che sia un respiro affettuoso nei vostri confronti. Poi lentamente, con dolcezza, aprite gli occhi. Questo serve per vedere, no? Questi, riconoscere i nostri sentimenti, conoscerci meglio, comprenderci meglio, e quindi i passi successivi sono andare verso una comprensione anche degli altri, no? Proprio come me anche gli altri provano dei sentimenti, non necessariamente nella stessa o una situazione analoga gli stessi che provo io, però provano dei sentimenti, perché anch'io in questa situazione che mi è successa, questo evento che è capitato e che di cui mi sono ricordato, non è detto che mi ha generato, provocato dei sentimenti di un certo tipo, non è detto che in un altro momento, in altre condizioni, mi generi gli stessi sentimenti oppure con la stessa intensità, perché variano le condizioni, ci sono moltissimi elementi e questi elementi, no,
componenti delle nostre interazioni, no? Certificano l'interdipendenza. Ci fanno vedere l'interdipendenza, no? Quanto le condizioni, l'ambiente, anche la luce, oggi è giorno, è notte, è cose, le situazioni, anche quello che sto facendo, magari sto guardandomi un film, o magari sto andando a lavorare, oppure sto passeggiando con una persona, con un amico, oppure sono da solo a guardarmi un paesaggio. Vedete? Tutte queste cose qui sono condizioni che possono o influiscono sui nostri sentimenti, sui nostri stati mentali. Conoscere questo e cominciare a vedere come funziona la realtà, accettare che c'è una realtà che è diversa da quella che pensiamo che sia, o che pensiamo, quello che ci appare, insomma. Perché di solito è una distorsione della realtà, no? È un concretizzare la realtà. Quando la concretizziamo, la priviamo di tutta l'interdipendenza. La rendiamo qualcosa di solido, qualcosa che non ha relazione, qualcosa che esiste intrinsecamente. Questo si intende quando si parla di esistenza intrinseca, si parla di questo, di un'esistenza che non ha relazione, che non è interdipendente. E questo non esiste, è una distorsione della realtà, l'abbiamo visto. No? Se ci ragionate, ci sono migliaia. Centinaia di migliaia di ragionamenti che potete fare, di esempi che potete prendere, dall'acqua alla tazzina del tè a qualsiasi cosa, quanto è dipendente. Ecco, diventa qualcosa di più, chiamiamolo così, intendetelo bene con il termine che uso, sacro. Ecco che il sacro non vogliamo profanarlo. L'acqua è sacra, quindi non vogliamo profanarla. Non vogliamo inquinarla, non vogliamo bere un'acqua inquinata, vogliamo bere un'acqua pura, sacra. Diamo un valore di sacralità alla cosa, non è una cosa religiosa, ma è qualcosa che ci fa riconoscere questa interdipendenza, questa natura sacra delle cose, chiamiamola così. La natura di Buddha che esiste in tutti gli esseri, ad esempio. No? È questa realtà. È una forma di sacralità. Lasciate perdere qualsiasi forma di religione o di credo religioso. È qualcosa di universale, ben al di là di qualsiasi religione o credo. Bene. Non ci sono repliche o obiezioni o domande, vi ringrazio e vi lascio andare. Grazie. Grazie.